Forse il dottor Gabrielli non ci sente. Benissimo, mi sentite? Ecco, dottor Gabrielli, l'abbiamo appena presentata, abbiamo raccontato in breve che cosa è successo con questo cyberattacco finanziario, uno dei più importanti, dei più grandi avvenuti nel nostro paese, identificato dalla Polizia Postale. Parliamo di 120 milioni di euro trafugati. Chi è l'autore di questo attentato, chiamiamolo così, questo attacco cyber e come siete riusciti ad arrivarci? Diciamo che le ricostruzioni di tutto quello che è stato poi il percorso delle transazioni a monte di quello che è stato, che viene definito come il più grande ammanco per adesso certificato nell'ambito della gestione delle criptomonete, era di fatto poi il titolare della piattaforma che gestisce per l'appunto, come se fosse un vero e proprio istituto bancario, sia le transazioni che il deposito di criptomonete. A margine della denuncia fatta dallo stesso, ovviamente sono scattate delle complesse attività investigative che ci hanno visto anche rintracciare, andare a ricostruire in tutto il mondo quelle che erano le tracce informatiche, fino poi a andare puntualmente a ricostruire le singole transazioni a monte che hanno generato quell'ammanco e quindi poi ad attribuire la responsabilità al soggetto titolare della stessa piattaforma. Ecco, quanto è difficile riuscire a incastrare gli autori di questi attacchi cyber e come avvengono principalmente? Beh, è enormemente difficile perché siamo di fronte a soggetti che ovviamente sono molto esperti sia per quanto riguarda la gestione delle criptomonete, in questo caso stiamo parlando proprio di un gestore di criptomonete, sia per quanto riguarda le tecniche informatiche per rendersi anonimi. Quindi le indagini sono spesso molto lunghe, prevedono momenti di ingaggio con altre forze di polizia, con le quali ovviamente da tempo abbiamo stretto fortissime collaborazioni e il tutto poi prevede comunque una competenza tecnica e finanziaria che ovviamente non è di comune dominio. Tutto questo poi va calato all'interno del nostro ordinamento giuridico e quindi poi arrivare a provare e attribuire delle responsabilità è sempre un'operazione molto, molto difficile. Calcoli che nel mondo, diciamo, questa è la prima volta, poi, tra l'altro, che si agisce per andare a certificare un ammanco di quelle dimensioni. Grazie, grazie Ivano Gabrielli della Polizia Postale per essere stato con noi a RNews 24. Grazie, buon lavoro.